Allora ragazzi, prima di iniziare questo video volevo chiedere scusa per la qualità del video. In realtà non c'entra niente la qualità perché è solo il formato del video che editandolo si vede un po' male, però non ci posso fare niente perché sono così diciamo, il format dei video quando si registra Clash Royale. E niente, spero che vi piacciono comunque perché comunque sono attacchi belli o comunque ci sta perché ci sta. No, non aggiungo nient'altro, vi lascio al video. Bella. Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi volevo dirvi che siccome il mio telefono ha fatto finalmente l'aggiornamento, no? Diciamo è passato a 6.0 ed è cambiato un casino di cose sul punto, diciamo, della grafica, sotto il punto della grafica. Poi per quanto riguarda la registrazione dello schermo, non posso ancora comunque registrare lo schermo con app esterne, quindi Mobi, se no altre app, però ci hanno fornito loro un'applicazione che si chiama, boh, non so come si chiama, impostazione di registrazione, l'unico pulsantino, infatti nelle impostazioni non lo si trova neanche, che ci permette di registrare lo schermo del nostro telefono. Ovviamente il mio telefono è un Huawei P8 Lite, quindi giusto per chi ha questo telefono qua lo sappia che non si può registrare, ma penso lo sapeva già, se ha già provato. Comunque, diciamo, l'unica pecca di questa app, tra virgolette, del telefono e che posso registrare solo fino a 5 minuti di qualcosa. E siccome non si può non si può giocare a Minecraft, diciamo così, no? Perché ogni 5 minuti dovrei stare lì ad accendere la registrazione e si perdono comunque secondi preziosi. Ho deciso di farvi vedere alcune clip di scontri che io faccio su Clash Royale o comunque su Clash of Clans, giusto per portare dei video in più sul canale. Faccio questo, in realtà è un lungo, breve, un lungo intro per spiegarvi un po' come stanno le cose, però comunque ci sta ed era un video che dovevo farlo. Infatti, niente, adesso che vi ho spiegato che posso fare solo 5 minuti di gameplay, parto con il gameplay di oggi, che sarà quello di Clash Royale, dove vi farò vedere un paio di attacchi se ho tempo, se non solo uno, e amen. E boh, niente, ci si vede nel gameplay. Eccoci qua ragazzi. Allora, non vi ho mai portato un video su Clash Royale, me ne sono accorto adesso, anche perché in realtà all'inizio quando è uscito io non ci giocavo tanto, poi però ho detto, ma sì, dai, diamogli un'opportunità e sono riuscito a passare fino all'Arena 5 con questo mazzettino che ho qua, che è, diciamo, è ottimo secondo me. Ovviamente è da migliorare perché sono ancora all'inizio, però ci sta. Sono un livello 8, non so se si vede a causa della registrazione, ma non. Ah, ma si può spostare, ma che figata! Sono un livello 8 e boh, diciamo sono ancora all'inizio. E niente, il replay di oggi è quello che ho fatto 2 ore fa, 3 ore fa, va. Andiamo. Partiamo col gameplay. Allora, qui ero contro un livello 8, 7, ero io il livello 8, mica sono confuso come una merda oggi. E niente, parto con la mia solita strategia, quella di mettere le truppe che costano di meno, giusto per vedere come attacca l'avversario. E inizia anche lui a mettere dei goblin lancieri. Per io ho messo anche il bomberuolo dietro per accompagnare, dare un supporto più tecnico da parte dei cosi. Poi ci ho ficcato l'orda di sgherri nel tentativo di fare danno, però sono bastardo dalla scarica e quindi un colpettino tra virgolette gliel'ho fatto. E adesso sto aspettando che si ricarichi l'elisir, che tra l'altro sono in vantaggio. No, siamo. Sì, sono in vantaggio di elisir. E stavo aspettando a vedere cosa mette lui. Ho visto che non mette niente, la mia barra si stava caricando, allora ho messo il mini pecca. E sto qua a mettere il mago. Quando ho visto il mago ho già detto, boh, questa partita sarà persa. Perché prima di fare questa partita ne ho fatto ancora un'altra, dove ho utilizzato molto bene la sua strategia di mago con veleno e gigante. Che è una strategia veramente bestia, che sicuramente è brutta. Comunque, per fermare un po' il mago da, diciamo, farmi danno al mio moschettiere, ho messo dei goblin lancer come avete visto anche voi, però sono morti in 0,1 secondo. E quindi, niente. E adesso di nuovo sto aspettando che si ricarichi la barra di Elisir.
Nel frattempo aspettavo, anzi, la sua tattica. Lui, perché di nuovo mago, nell'angolino, e io ho detto, va, se lui mette la mago lì, allora parto dall'altra parte a cannone per fargli danno. Ovviamente mi mette il gigante che, per mia sfortuna, mi divide i barbari. Non abbasso il volume perché se mi dà fastidio, ma un suo volo. Di nuovo anche qua me li distrugge tutti in un secondo, però se guardate bene ho fatto tantissimo danno alla torre. Non so come sia successo, perché in realtà, cioè in realtà me ne sono accorto anch'io con i mini pecca barbari. Poi come ho messo l'orda di scheletri col moschettiere, che è una combo abbastanza forte, se non vi trovate contro una valchiria ovviamente. Però ho detto, tanto lì tre goblin lancieri non fanno tantissimo danno, quindi me la rischio. Ho messo i cosi che vanno verso il moschettiere, che buttano giù, no, non la buttano, no, scherzavo, non la buttano ancora giù, perché non lo so. Allora attacco anche qua a cannone dall'altra parte con mini pecca e moschettiere, anche qui una combo molto molto figa, perché fa tantissimo danno, e dall'altra parte per difendermi ho messo un po' i barbari, e dall'altra parte ovviamente hanno distrutto la torre, io ho usato anche le frecce per distruggere l'altra di torre. Quindi la partita finisce che io vinco contro lui, non so come si chiami. E poi niente, dai, diciamo che è andata bene come partita. Apriamo anche il baule omaggio, perché noi siamo poveri. E non ci dà veramente niente, non ci dà. Comunque ragazzi, per quanto riguarda il video di oggi, finisce qua. Spero vi sia piaciuto, vi porterò più spesso dei video del genere, con attacchi che faccio, anche con dei fail, se... Cioè, comunque ce ne saranno dei fail, però anche dei fail, anche delle vittorie, e così lo stesso per Clash of Clans. Giusto per portare un po' di video sul canale, per non restare inattivo come ultimamente sto facendo. Niente, il video si conclude qua. Bella rega!